rilanciare la figura dello scienziato perché gli uomini di scienza sono uomini di pace. E questo è il messaggio che sarà dibattuto da importanti rappresentanti della scienza nel mondo nel meeting internazionale del 2 e 3 luglio nell'Aula Magna dell'Università di Teramo e al Santuario di San Gabriele di Isola del Gran Sasso. Un'iniziativa questa della Diocesi di Teramo Atri e dell'Ateneo Teramano, in collaborazione con le altre università abruzzesi, la Pontificia Accademia delle Scienze e il MIUR. Dopo il videomessaggio di Papa Francesco, ad aprire i lavori in presenza saranno il ministro dell'Università, Maria Cristina Messa, e Monsignor Dario Viganò. La scienza ha una grande responsabilità per favorire quel tessuto di umiltà, perché chi conosce è umile, non ha bisogno di essere superiori, sentirsi superiori agli altri, perché la conoscenza è un frutto dell'impegno personale e anche per noi credenti anche della provvidenza, perché molte volte non tutto possiamo conoscere e dunque ogni tentativo, ogni risultato della ricerca è davvero un grande servizio per gli altri, ciò che da un po' di tempo, seguendo l'indicazione di Paolo VI, chiamiamo carità intellettuale. Chi fa ricerca fa carità. Al meeting internazionale della scienza per la pace parteciperanno tra gli altri i presidenti dei maggiori centri di ricerca italiani e il professor Antonino Zichichi, attuale presidente della Federazione Mondiale degli Scienziati, al quale sarà conferita l'onorificenza di Guido II degli Abruzzini. Quando la scienza si occupa anche dell'uomo e di tutte le problematiche legate all'uomo e alla società, come ad esempio la pace, insomma, è sempre uno scopo molto alto della scienza stessa. Sì, un meeting molto importante anche per come collocazione, perché spero che rappresenti anche un segnale di passaggio dopo la pandemia, insomma, ad un ritorno graduale alla normalità. È un meeting rivolto fondamentalmente ai giovani che, come dice giustamente il nostro Vescovo, che ringrazio sempre ma anche e soprattutto per questo, non devono aver paura della conoscenza, anzi i nostri ragazzi devono aver paura dell'ignoranza. Papa Francesco ricorda spesso quanto sia indispensabile conoscere la realtà che ci circonda e sprona uomini e donne ad impegnarsi nella ricerca, perché la conoscenza non va confusa con l'innovazione tecnologica.